Quando l'Algeria ha voluto modernizzarsi, darsi un assetto così, di nazione evoluta, forse anche forte finanziariamente per il petrolio nel Sahara e per altri lavori, ma probabilmente principalmente per quello, ha voluto darsi questo assetto di nazione moderna, ha voluto evolversi e ha guardato strettamente alla Francia, nonostante l'odio, proprio la Francia in quel momento era all'avanguardia dei paesi moderni, perché stava ristrutturando, cambiando faccia proprio in tutti i settori, in tutti i settori del vivere umano, e nella scuola, nel campo civile, nel campo sociale, universitario soprattutto, e per realizzare questo piano, diventare un esempio, chiamando per realizzare questi programmi tutti gli architetti più famosi del mondo. Mi ricordo Oscar Niemeyer, Oscar Enzo Niemeyer, Kenzo Tange, Somm e tanti altri. Lei ne ha incrociati di questi in Algeria? Ne ha conosciuti personalmente? Io ne ho conosciuto personalmente soprattutto i brasiliani, Oscar Niemeyer, Oscar Lucio Niemeyer, che Costa. ha fatto dei capolavori. Io ho visitato a Costantina molti anni dopo. L'università di Costantina era qualcosa di inimmaginabile. Ho scoperto allora che i brasiliani usavano tutto un altro sistema per calcolare le strutture, erano molto più audaci di noi. Proprio mi ricordo che sono arrivato alla cupola dell'Aula Magna, non so che cosa, che ambiente enorme, ed era pochi centimetri di calcestruzzo, con una cosa audacissima.